Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella e mi trovo qui con Angela, che ha partecipato al percorso di coaching di 2 mesi per imparare ad accedere alle nuove frequenze di luce e a interagire con esse per facilitare la guarigione su se stessa e sulle altre persone. E ho voluto chiedere ad Angela di rilasciare questa piccola intervista per condividere con tutti voi come è andata questa esperienza di 2 mesi. Ciao Angela. Buongiorno. Allora, mia cara, racconta un po' com'è andata questa esperienza. Sei rimasta contenta? Era come te l'aspettavi? Dimmi un po'. Allora, sì, decisamente contenta, ma forse non è neanche la parola giusta, nel senso che sento che è proprio la mia strada ed è stata una conferma, ecco. Quindi non avevo nessuna aspettativa e mi sono lasciata proprio guidare ed è stato molto intenso e valido per me. E quindi una cosa molto forte, molto speciale. Com'è stato percepire le frequenze nelle mani? Hai avuto diverse sensazioni nel riceverle? Dimmi un po'. Sì, assolutamente. Allora, anche lì diciamo che io sentivo di avere delle capacità e non le avevo mai espresse e facendo questo corso ho capito quanto poi è facile essere strumento, essere antenne. L'importante è essere proprio puri di cuore e quindi avere un intento più alto, che non è per il proprio interesse, ma è quello proprio di offrirsi e di mettere a disposizione le proprie capacità per sé e per gli altri. E questo è stata una piacevole scoperta e una conferma dei miei talenti, che in tanti anni non avevo mai conosciuto, e quindi una grande facilità a fare questa cosa. L'importante è proprio riconoscere le proprie capacità e talenti in umiltà, proprio per Ascolta. dare e darsi a se stessa e agli altri. Ascolta, che sensazioni percepivi nelle mani quando lavoravi con le frequenze? Soprattutto di calore, di grande calore, e poi come se si poggiasse qualcosa veramente di pesante su di me, che aveva una pesantezza, una consistenza, e quindi avevo già sperimentato non il potere dell'invisibile, diciamo la presenza dell'invisibile, un qualcosa che non si vede con gli occhi, ma che si può sentire, ed è una sensazione difficile da esprimere, almeno per me, Certo. però che si percepisce al tatto, che quindi si riceve e si può trasmettere, ed è un grande dono e un grande potere, con tutti i significati messo fra virgolette, io direi, perché non deve essere assolutamente compreso. Comunque, ecco, una grande capacità, una grande presenza, una grande verità, la grande realtà, la presenza dell'invisibile. Quindi si può veramente fare del bene attraverso questo strumento. Ascolta, tu quando hai ricevuto le frequenze da parte degli altri partecipanti, hai avuto diverse esperienze, no? Vuoi condividerne almeno una, un'esperienza particolare tra le tante? Ma una cosa che ricordo assolutamente è come se arrivasse un forte vento, cioè sentivo proprio un movimento d'aria forte, veramente come se ci fossero delle forze che spostavano il mio corpo. E quindi una sensazione come proprio arriva il vento, che tu non lo vedi, però senti la sua presenza Ascolta. perché la senti addosso. Ecco, sicuramente questo. E Sì, considerato che no. abbiamo fatto il corso online e quindi non Esatto. c'era proprio nessuno che soffiava, quindi non c'era nessun altro a casa mia che io. Quindi, secondo te è possibile naturalmente anche attraverso il computer o il cellulare poter fare questo percorso insieme? È stato. Assolutamente. Assolutamente, veramente la guarigione a distanza esiste e come l'intento puro divino esiste e come, e noi possiamo essere strumento, possiamo essere proprio strumento e quindi conduttore di queste
facilitatore, ecco, di queste energie, di queste forze. Ascolta, tu pensi di aver ricevuto a qualche livello un riequilibrio, un qualsiasi tipo di trasformazione personale? Sì, assolutamente, assolutamente. Mi sono arrivate, non so, è difficile dire perché sono cose nuove per me, però anche tanto vere e che mi appartengono, che mi riguardano. E quindi ho ricevuto saggezza, ecco, ho ricevuto intuizioni, ho sentito come un'energia di fiducia. E che sta sulla buona strada e che è difficile dire perché anni fa non avrei parlato con questo linguaggio, però c'è cioè, come se veramente il divino c'è, il divino ci parla, il divino ci ama, il divino ci trasforma. Io ho sentito una grande forza ad andare avanti e a proseguire per la mia strada, considerato che ho fatto delle scelte molto coraggiose verso l'ignoto e questo ignoto è questa bellissima realtà che si è manifestata anche attraverso questo corso. A chi consiglieresti questo corso, Angela? Qualsiasi persona che sente di avere una missione in questo mondo, che sente di essere in cammino, che questa parola ascensione, energia, ma neanche crescita individuale, crescita spirituale, consapevolezza, ecco, a tutte queste persone a cui risuonano queste parole, consapevolezza spirituale, a tutte le persone che sentono di avere dei talenti e che sentono una voce interiore che dice vai, fidati e affidati. E a tutte le persone che si vogliono sperimentare nella vita e nell'amore per sé e per gli altri. Bello, bello, sono proprio contenta. Mi viene questa domanda, cosa pensi di me? Di te, ma sento che sei una persona in cammino e ti sento allineata al mio sentire ed è per questo che stiamo qui io e te. Ti ho conosciuta in un momento in cui cercavo proprio degli strumenti per fare luce in me stessa e se tu chiedi proprio nell'amore più puro, non so come dire, non per un ritorno personale meschino, ma Certo. proprio per potersi mettere a disposizione, perché sento che noi siamo un dono che abbiamo ricevuto attraverso i nostri genitori e quindi siamo anime incarnate. Anche questo linguaggio per me è abbastanza recente, però ci sta, lo sento, mi appartiene. E quindi di te penso che sei la persona giusta, incontrata al momento giusto e che la vita mi ha offerto. Ho chiesto abbondanza, ho chiesto luce, ho chiesto verità, ho chiesto strumenti per poter onorare la vita e fra le altre cose sei arrivata tu. Ti ho conosciuto in un momento in cui ero ancora un po' in grande stordimento e a quel tempo ancora facevi i corsi a Roma dove io abito, però poi quelli che hai fatto successivamente erano tutti a Milano e per me sarebbe stato un problema per via del lavoro e di tante altre storie che stavo, vabbè, impegni che stavo, però ti ho poi continuato a sentire su YouTube e che con grande generosità hai messo tantissime preghiere di liberazione e guarigione e proprio per sciogliere i blocchi personali e sono state veramente molto funzionali per me, veramente attingevo una grande energia. Mi ricordo che gratuitamente avevi fatto anche questa cosa del movimento delle mani, eccetera, e io ho fatto queste prove e già lì avevo verificato che avevo dei poteri, delle capacità, fra virgolette. Però è passato altro tempo, circa un paio d'anni prima che prendessi contatto con te. Una volta prima di questo corso mi hai fatto una lettura delle carte, ne sentivo proprio bisogno di conferme attraverso l'Arcangelo Michele che avevo incontrato pochi anni prima in una seduta Reiki. Non sapevo proprio niente di angeli, di energie, di Sì. frequenze. Ero a completo digiuno, ma sentivo di aver bisogno di una forza che era oltre me e che sentivo di non avere. Quindi qualcuno mi doveva dare una forza perché avevo fatto delle scelte difficili anche a quel tempo.
E qualcosa mi ha portato, dopo quella seduta Reiki, ad andare immediatamente a cercare qualcosa e andavo proprio in automatico ed è arrivato l'Arcangelo Michele, sono arrivati gli angeli, l'Arcangelo, quindi una specie di guida che mi ha permesso poi di aprirmi a questa nuova strada, a questa nuova possibilità. E dopo un po' sei arrivata tu, che ho seguito, ti ho detto, per un certo tempo e quando abbiamo fatto quella lettura delle carte mi hai detto delle cose che mi hanno risuonato moltissimo e sono state una conferma. Mi sono tenuta stretta proprio la saggezza che mi hai dato attraverso le carte e poi mi ricordo che quando mi sono iscritta a questo corso tu l'avevi appena pubblicato, erano mi pare 18-20 minuti e l'ho sentito importante per me e immediatamente ho compilato il questionario. E questa cosa è stata una conferma e questa è una grande gioia per me perché quando c'è qualcosa che mi dice vai, fallo, Quando senti la chiamata che lo devi sì, fare. è importante, poi c'è sempre una conferma e così è stato. Esatto. E tu mi hai contattato quasi immediatamente, io ho voluto puntualizzare delle cose che poi ci siamo dette con molta onestà e questa cosa secondo me è stato ancora di più un rafforzare la purezza e l'onestà degli intenti e ci ha avvicinato. E in tutto Assolutamente. questo devo includere assolutamente il gruppo, che è stato veramente molto bello. Molto, un piccolo gruppo, però affiatato, Sì. e ho sentito molto la presenza, sembrerà strano perché eravamo online, ma la presenza e la vicinanza, e secondo me questa presenza e questa vicinanza è proprio interiore, è proprio dell'anima, è proprio degli Sì. intenti. Quindi eravamo tutti accomunati da un desiderio più grande, quello proprio di volere il bene per noi stessi, per i nostri cari e per le persone in genere, per il pianeta Terra. Che Abbiamo bello, è stata anche un'esperienza bellissima. mandato energia a tutto il pianeta Alla perché ce n'è Terra. tanto bisogno. Eh sì. Assolutamente. Che bello, per me è stata un'esperienza fantastica questo percorso di 2 mesi e sono contenta che tu hai voluto condividere la tua esperienza con le altre persone. Per spiegare che è possibile lavorare anche online, laddove non ci si può spostare fisicamente, non si può fare questo percorso dal vivo. Però dai, se Dio vuole, faremo altri percorsi dal vivo, Angela, in una Bene, collaborazione insieme. bene, Va bene. bene, Io ti bene. ringrazio, guarda, grazie infinite, veramente. Ringrazio tutti voi che avete avuto il piacere di ascoltarci e ci vediamo nel mio prossimo percorso di 2 mesi di coaching. Un salutone, ciao ciao. Ciao Angela. Ciao.